Ne testimonia anche il Cristo sofferente che affaccia su Via Tranesi di come siano stati eseguiti i lavori lungo questa strada. Non basta mettere una pezza di asfalto, posizionare transenne e un segnale che indica il dissesto. Troppa superficialità nell'intervento da parte del comune e il risultato è questo che vedete. Dopo un mese il problema si è ripresentato e in maniera ancora più accentuata. È un casino, è una cosa da risolvere. Ma buona giornata, speriamo che lo facciano presto. Pare che là ci sia qualche cantina sotto, in quanto si vede proprio un fosso che è uscito, un buco sta a terra. Poi ci hanno messo del calcinaccio, però diciamo stiamo sempre a quel punto là, non è che abbiamo risolto. La strada di nuovo? Per un periodo l'hanno proprio chiuso la strada, diciamo per 2 o 3 giorni, 4 giorni. Poi è stata riaperta, però si passa al limite, si forma come un gradino. Addirittura sembra che sia peggiorata pure. Sì, ecco, è più peggiorata che non migliorata. Perché questo già è successo alcuni mesi fa una volta, ma adesso un'altra volta, punto da capo. Purtroppo ci volevano evidentemente degli interventi più radicali, perché siamo di nuovo con un buco in mezzo alla strada. Forse va ricercato il danno più a monte, non lo so, io non sono un tecnico, quindi ai tecnici ricercare la soluzione. Un po' tutta questa zona, lei è un residente che presenta problemi di vario genere, via Parzanese. È un po' abbandonata, nonostante ci abitino delle famiglie importanti di Ariano, però siamo un po' abbandonati qua in zona.